Ciao amici, ho fatto un esperimento e adesso vi spiego. Intanto ho comprato questo ieri che per me è eccezionale. Adesso a breve vi presenterò la ricetta del formaggio, del primo sale, poi via via vi farò vedere qualcosa di molto più tosto e impegnativo. Ma questo è un pane con i semi. Io uso questi semi dell'Esselunga, un mix di semi, sì, ma adesso non sono qua ovviamente per fare la pubblicità, potete mettere quel che vi pare. Ho messo 100 grammi di noci spezzettate. Allora, la farina è 1 chilo di farina zero, poi ho messo 5 grammi di lievito secco, io uso quello Caputo come sapete, e circa 7-7,50 grammi di acqua. L'ho fatto ieri sera alle 11 questo impasto, adesso sono le 11 e voglio fare due pagnotte, una per noi e una per la suocera che so che va ghiotta dei semi, quindi vi faccio vedere. Abbiamo un po' di pieghe, prendiamo anche un po' di farina. Allora, faccio una cosa molto molto veloce, quindi spezzo, questo sarà quello che metterò a lievitare di nuovo qua dentro, e questa è quello che ho preparato per la suocera. Questo è un pane eccezionale, anche questo già provato. Allora, la lievitazione come al solito è doppia, secondo me è fondamentale, e quindi 12 ore da ieri sera, prima lievitazione, adesso seconda lievitazione, la metto in forno un altro paio d'ore, dovrà ovviamente raddoppiare. Copritelo, mi raccomando, in modo tale da tenere il pane al caldo ma senza che si formi la crosta, ok? Dopo lo metteremo in forno. La prima mezz'ora, indicativamente 25 minuti, qua dovete vedere un po' i vostri forni a 230 gradi, quindi inserite già questo pane a 230 gradi per mezz'ora, passata la mezz'ora abbassate il forno a 180 e cuocete altri indicativamente 15-20 minuti. Allora amici, come vedete è lievitato, io sono molto soddisfatto, e adesso per finire in bellezza mettiamo un altro po' di semi che in cottura sprigioneranno un odore e quando lo addenterete un sapore magnifico. E come vi ho detto, ho già acceso il forno a 230 gradi per mezz'ora e poi dopo abbasserò la temperatura del forno a 180 gradi per altri indicativamente 20 minuti. Controllate sempre il vostro forno. Questo è per la suocera e voglio vedere cosa dirà. Bene amici, ci vediamo a cottura ultimata. Sono passati circa un quarto d'ora, li ho tolti dallo stampo e li ho messi sulla leccarda con la carta forno, così si cuoceranno meglio e da tutte le parti. Rimetto in forno. Eccoli, appena sfornati, fanno un profumo e questi semi secchi con le noci ci stanno davvero bene. Provatela anche voi e, come dico sempre, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!